Ciao amici, oggi andiamo a vedere che cos'è la tecnica dell'insufflaggio e come può essere applicata sui condomini. Si tratta di una tecnica per portare dei fiocchi di cellulosa all'interno delle pareti. Si fa un piccolo foro e si porta qui interno della cellulosa che va a riempire la cavità di questo muro, dove all'interno c'è un vuoto, in questo caso di 18 cm. Il vantaggio rispetto al classico cappotto dell'insufflaggio è quello della velocità e dei costi, che sono nettamente inferiori rispetto al classico cappotto termico. Devi pensare che per fare 1300 metri quadri di pareti abbiamo impiegato 4 giorni di lavoro con 2 operai. Questa è una soluzione che potrà essere adottata da adesso in poi, visto che il super bonus non sarà più attivo con la cessione del credito. In questo modo è un intervento sostenibile, perché anche i proprietari che dovranno magari pagare l'intervento potranno farlo, perché il costo è sicuramente inferiore rispetto a quello di un cappotto termico tradizionale. E inoltre è un materiale a basso impatto, perché si tratta di buttare all'interno delle pareti della cellulosa, che altro non è che mezzi di giornale che vengono insufflati all'interno della parete. Perciò, se anche il tuo condominio ha delle pareti a cassa vuota, cioè con all'interno una cavità all'incirca dai 16 ai 18 cm, si può valutare realizzare un intervento di questo tipo. Un intervento molto veloce e a basso costo, appunto per efficientare in modo migliore il condominio, in vista anche della nuova direttiva europea che entrerà in vigore tra qualche anno. Ciao da Nicola Preti e ci vediamo nei prossimi cantieri, sempre con un'edilizia sostenibile.